Nel 1282 Costanza di Svevia e Pietro d'Aragona rivendicano il regno svevo. La guerra dei Vespri siciliani scoppiò a Palermo la sera del 30 marzo 1282. Pare che tutto ebbe inizio sul sagrato della chiesa di Santo Spirito, quando un soldato dell'esercito francese cercò di mettere le mani addosso ad una donna, con la scusa di perquisirla. Il marito che l'accompagnava reagì, tolse la spada al soldato e lo uccise. Questo episodio costituì la scintilla della rivolta contro gli angioini, considerati come gli oppressori stranieri che dovevano essere cacciati dall'isola. Palermo, dopo una notte di sangue, proclamò la sua indipendenza. Sull'esempio di Palermo, la rivolta si estese in tutta l'isola. Carlo I d'Angiò decise di intervenire militarmente. Mentre la Sicilia si difendeva dall'attacco dei francesi, cominciò a farsi sempre più forte la tesi legittimista, secondo la quale sul trono siciliano doveva salire l'ultima erede degli Svevi, Costanza, figlia di Manfredi e moglie di Pietro III d'Aragona. Questa era l'occasione per Costanza di intervenire in aiuto del popolo siciliano e vendicare la memoria del padre Manfredi, del cugino Corradino e del nonno Federico II di Svevia. Pietro d'Aragona sbarcò con il suo esercito a Trapani il 30 agosto 1282 e il 4 settembre successivo fu incoronato a Palermo. Il suo esercito era costituito dalla flotta, comandata dal giovanissimo e intraprendente figlio di Pietro III, dalla fanteria e dagli almogaver, un corpo speciale di fanteria leggera caratterizzato dalla disciplina, ferocia e destrezza di cui erano capaci questi soldati, in grado di lanciare i loro giavellotti con una tale forza e precisione da sbaragliare la cavalleria pesante dell'esercito angioino. Essi infatti attaccavano prima i cavalli sventrandoli e una volta che il cavaliere cadeva a terra diventava una facile vittima. Gli almagaver, sotto la guida di Matteo Fortunato, perseguitarono e respinsero l'esercito in ritirata di Carlo I d'Angiò. Fu una guerra lunga e sofferta, durata molti anni, che ha visto importanti uomini al comando dei due eserciti avversari, anche personaggi della nostra terra lucana, come Ruggero e Tommaso Sanseverino, di Marsico Nuovo, entrambi ammiragli della flotta angioina. In particolare Tommaso ebbe anche il merito di aver fondato intorno al 1420 la Certosa di Padula. Sull'altro fronte della guerra ricordiamo l'ammiraglio Ruggero di Lauria, che fu a capo della flotta aragonese. Egli assalì la flotta angioina proprio dal Golfo di Napoli, riuscendo a catturare Carlo II d'Angiò, detto lo Zoppo, che imprigionò in una torre presso la città di Messina, costringendolo a scendere a patti per lasciare alcune città siciliane che aveva occupato. Il 26 settembre 1282 Carlo I d'Angiò si ritirò a Napoli, lasciando la Sicilia nelle mani di Pietro III d'Aragona. Da questo momento l'Italia peninsulare fu il regno degli Angioini, con capitale Napoli, e dove fecero costruire il nuovo castello, il Maschio Angioino. La Sicilia, con capitale Palermo, fu annessa al Regno d'Aragona. Il conflitto tra gli Angioini e gli Aragonesi durò ancora per molti anni e si concluse 160 anni dopo, quando nel 1441 Alfonso I d'Aragona assediò Napoli, che cadde il 2 giugno 1442, dopo che l'ultimo rampollo angioino, Renato, abbandonò la città e sconfitto si rifugiò in Francia. La guerra ha visto il coinvolgimento di numerosi re, dei loro figli e nipoti e di valorosi uomini lucani, dimenticati e ignorati dai libri di scuola.